Ok, allora parliamo dei vostri lavori. Sostanzialmente, quello che vi preannuncio, quello che faremo durante l'esame consisterà nell'analizzare il vostro ultimo lavoro che produrrete appunto per l'esame. Ok? Quindi, voglio dire. La valutazione, siccome è un esame da parecchi crediti, la valutazione sarà abbastanza rigorosa basandoci sul vostro grado di consapevolezza delle cose che operate durante la creazione di qualcosa. Ok? Quindi bisogna che su questa cosa adesso cominciamo a stringere. Chi vuole Vado prendere? io, infatti. Sì, mi sembra che Giulio non abbia fatto un granché, mi sembrava di aver capito l'altra volta. No, ho provato a implementare il programma vecchio che avevo fatto con i trapezi, facendolo diventare tipo con varie figure, però non l'ho ancora finito. Sì, però ragazzi, adesso io voglio andare avanti con voi, cioè per me adesso la questione è di Sì, ma insegnarvi. l'unico motivo è stato il coso, perché appunto c'è stato Vabbè. tempo preso, però per il resto sì, lo farei. Ok, andiamo avanti. Francesco, prendi tu la. Io ho sviluppato una nuova idea. Sì. Bene. Aveva detto di segmentare il tempo, una cosa. Segmentare il tempo. Gli Beh, atti d'urlo. avevamo parlato di segmentare le frequenze. E anche il tempo, sì. Io poi vado a fare degli accelerandi e dei rallentandi. Rallenti, si può dire rallentando, non lo so. Sì, certo. Niente, ho fatto forse in modo un po' barbino, secondo me si può fare pure meglio che nel senso più si avvicina, cioè come spiego? Praticamente mi sono preso la dur. Alla 2 io ho sottratto la dur fratto n, che n va da 2 a 100. Sì. Quindi aumenta sempre il denominatore e quindi ci vuole una cosa asintotica. Beh, che però quindi va verso la lunghezza, diventa sempre più lungo questo. No, si avvicina sempre di più a self.dur. Appunto. L'attacco, cioè vicino sempre di più a Sì. self, però senza mai arrivarci. Quindi, No, no, non lo capisco. è Allora. come se sono frazioni con denominatore crescente. Appunto, quella parte là diventa sempre più piccola. Quindi si avvicina sempre più, cioè si concentra tutto in un punto. Sì, Ok. questa è una sorta di accelerando, perché prenderà dalla dur mezzi a dur centesimi, sempre fa tu, cioè, più o meno, infatti. Scusa, vediamo il risultato. Poi ho fatto il contrario, ho fatto pure, cioè dopo il risultato, aspetta, lo faccio girare. Ah, comunque ho aggiunto pure le table. Ok. E scelte come?
per adesso, cioè su questo a caso, poi ne ho fatto un altro che l'ho scelto non cioè, a caso. Un altro, penso sia la quadra. Sì. Dunque, questa qua sì è la quadra. Girare un attimo. Su test. Vengono fatta così. Ecco, 16. Vai, facciamo sentire dall'inizio. No, dall'inizio, non da là. No. Mi sa che c'è una cosa sulle frequenze, devo un attimo cambiare. Questo elemento finale è molto... C'era una cosa, mi sa che devo fare... Una cosa... infatti. Andavano tutte verso l'alto. Beh, sì, abbastanza. Se ora sono mezzo meglio. Ecco. Però perché devi non ridare? Perché qua l'ultima nota mi sembra abbastanza casuale. Comunque, vediamo. Anche sta parte iniziale. Perché mia idea, stavo ispirandomi pure al grandissimo compositore Giulio Romano. E quindi ho fatto questa cosa, cioè la mia idea rimane a 20 citazioni in tutto, allora, nelle ultime due, le ultime due. Ah sì? Il tuo lavoro? Vabbè. E mo mi sembra stessi tre. Era più o meno l'idea era questa. Se c'era... No, non l'ho salvato, vabbè. L'avevo fatto più carino, però vabbè, si capisce comunque. Nel senso. Però con quel programma che ho fatto io, questa cosa
non è mezza fattibile il primo programma che abbiamo, perché cioè, quello cambiava, switchava il posizionamento degli attacchi tramite un tempo, e qui no, non possono essere, c'era il problema che qui rientravano, a parte qua ci sono altri triangoli rossi che non me li ha salvati, non capisco. Ma allora, prima cosa, non ti conviene usare GIMP? Per fare questo ti conviene usare Inkscape, secondo me è meglio come... Perché Inkscape è un programma... No, sì, ce l'avevo fatto mezzo al volo, era per darmi un... Sì, ma allora... Ok, va bene, questo me lo mandi sulla chat, che comunque lo salviamo, lo mettiamo agli atti, perché l'hai fatto. Mandami sia il disegnino che... Perché cioè, poi ne ho fatto un altro di programma che fa esattamente quello che dice il disegnino. Ah, ma? No, perché... Questo non suona esattamente come vorrei io, però... E come vorresti? Vedi, a me questo è quello che mi interessa. Vorrei tipo facessero... Cosa dire? Perché degli accelerandi, se iniziassero... Ma lì, per esempio, nel disegno non c'è nessuno accelerando. Anzi, c'è ma un l'accelerando ritmo... era il disegno del triangolino. Cioè, il triangolino l'avevo interpretato come l'accelerando o il decelerando. Cioè, ok, quindi ciascun triangolino è un accelerando. Sì. Però, per esempio, c'è una regolarità nell'apparizione dei triangolini che qua non c'è. No, quello era quello prima per testare. Qua... mezzo un altro con un altro file punto meta. Sì. Che in teoria doveva essere la proprio basata. Sentite, ragazzi, posso dirvi una cosa? Adesso cominciamo a essere un po' cioè dovete fare un po' di... Allora, intanto per ogni esercizio che fate, fatevi una cartella, mettete tutti i materiali delle... perché altrimenti fra un po' non ci capite più niente, anzi mi pare che già stiamo a buon punto. Quindi tu dici il posizionamento dei rettangolini nel file meta è quello che lo fa con regolarità, no? Dovrebbe. Però non lo fa. Allora, perché non lo fa? Perché secondo me questo è un po'... No, questa non funziona, ovviamente. Cioè? No, perché tu c'hai gli at, questi... il fatto che gli AT siano connessi ai DUR non ha nessun senso, secondo me. Infatti vengono un po' a casaccio. Ma voi volete subito fare cose molto complicate. Per fare un accelerando, prima fatene uno semplice. Cioè, allora... scusa, ok, questa roba qua. No, intendo, mi era venuto questo come prima, cioè pensavo che era il modo più semplice per farlo. Ma no, prendersi scusate, la durata e aumentare il denominatore, cioè questo. allora, scusa, facciamone uno proprio semplice semplice. Questo però adesso, questo mandamelo sulla chat. Il 4 o il 3?
Che ne so, io, tutte e due, no, vanno okay. bene tutte e due. Cioè, saranno due cartelle diverse e produrranno due cose diverse, tutte e due. Poi mandami anche due file meta. Mamma mia, non ci si capisce. Cioè, che non li posso mettere tutti, cioè non me li fa, non li fa evidenziare tutti insieme. Vabbè. Zoom, non so perché. Li metto una sola volta. Allora, siamo il 19. Quindi questo quale fai la maledizione? Ok. Boh, no, vabbè. Cosa? No, è che non capisco. RarNodes.3 va con meta 3. Meta 2. Ah, tanto per essere più... Sì, perché fa il meta, fa il 3.meta, c'ha un numero in più. Vabbè. Ok, allora posso prendere un attimo io la... Allora, adesso creiamo un accelerando semplice, niente file meta, niente... Facciamo... voi sapete come funziona il ritmo? O siamo ancora carissimo amico? Giusto? Mi sa di no. Ma... Questo abbiamo appena... l'avevamo accennato. Eh? L'avevamo accennato. Allora, scusate, mi riprendo un attimo la lavagna e faccio un disegnino. No. Ok.
Allora, perché il ritmo è una delle cose più importanti che ci siano, va visto per benino. Allora, facciamo un asse cartesiano. Bene, e qua, allora, ripassiamo un attimo che cos'è comporre. Comporre significa equilibrare, diciamo, la ridondanza con la non ridondanza, con la novità. Ok? Quindi, per esempio, gli elementi ritmici servono per produrre ridondanza, cioè ripetizione. Allora, il primo elemento è la pulsazione, no? La pulsazione è la suddivisione del tempo in elementi uguali, no? Lassi di tempo, cioè è come fare una griglia, ok? Nella griglia c'è posto di tutto, però intanto, quindi questo livello qua è la pulsazione. Se volete è quello che voi giovinasti chiamate il BPM. Ok. Dopodiché voi potete, e questo si può fare in vari modi, dividere la pulsazione ulteriormente, no? E questo dà luogo a quello che si chiama il metro. Perché questa è una metafora di tipo poetico. No? Se io, per esempio, la mia pulsazione è tac, 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 no? Se io comincio a fare tac, boom, tac, boom, tac, boom, oppure tac, boom, tac, boom, tac, boom, tac, cioè ho sempre la pulsazione tac, tac, no? Però c'ho in mezzo c'ho un'altra cosa. E naturalmente questa roba può prendere varie, no? Per esempio, se io divido questo tempo in due, tac, tun tun tac, tun tun tac, tun tun tac, no? Così. Eccetera. Vedete che qua, se io faccio tac, tun tun tac, no? Ho che qu questo è più accentato di questo. Allora, si segna così. Ok? Quindi qua praticamente c'ho tre accenti, di cui questo forte, no? E quest'altro debole. Questa è notazione da poetica sempre. Ok, dal nostro punto di vista, che cosa significa questo? Significa che qua, sostanzialmente, se adesso lo vogliamo convertire in Python, tutta sta roba, no? Abbiamo vari tipi di step. Questo è uno step. Poi c'è anche questo, adesso qua segniamolo con un altro colore. C'è anche questo che è uno step e poi c'è questo che è uno step. No? Quindi abbiamo step 0, no, step 0 è questo. Questo è step 1, non si vede niente sto colore. Mannaggia, aspetta.
usiamo un altro colore. Abbiamo questo step qua. E poi abbiamo anche questo. E poi abbiamo anche questo. Allora, questo è, lo chiamiamo S0. Questo lo chiamiamo S1 e anche questo è un S1 perché sono esattamente... Ok, questo tipo di cose qua si può fare in vari modi, cioè accentare si può fare per esempio con una melodia, si può fare con un accento, no? Lo possiamo fare in vari modi. La cosa importante è che appunto... Questa è una strutturazione dello spazio. Adesso questo, stiamo facendo una cosa semplice, ok? Questa è una strutturazione dello spazio in maniera ordinata, ok? Noi possiamo fare varie figure, cioè questa qua in particolare, come voi sapete bene, no? Perché lo sapete bene, questa qua dal punto di vista ritmico è semplicemente questa. No? E poi si ripete uguale. Ok, quindi prima di fare cose più complicate io farei questa. Poi, che cosa succede? Che, allora, quali sono i parametri che ci sono qua? Qui c'è un tempo metronomico, no? Poi c'è una... che quindi dà luogo alla pulsazione, diciamo. Poi abbiamo cioè qua c'è tanta altra roba dal punto di vista musicale, ma quello che ci interessa è una suddivisione ritmica del tempo. In questo caso qua, diciamo che dal punto di vista della notazione convenzionale musicale è un ottavo, poi un sedicesimo e un sedicesimo. In quattro quarti. Beh no, quella è la suddivisione metrica. Questo si potremmo chiamarlo un quattro quarti, no? Questo qua è un quarto, per quel che mi riguarda. No, sì, intendo che già, se è mezzi già cambiava. Sì, certo. Ma così come è scritto, sì. Questo è il mio, no? In realtà qua questo per convertirlo in step come ci servono a noi bisogna fare un po' di manovra, ma è banale, no? Ok, quando tu dici un accelerando stai dicendo una variazione di questa pulsazione. Quindi l'accelerando è questo. Poi un andamento asintotico è diverso da un accelerando, non è la stessa cosa, è l'accumulo di materiale intorno a un certo punto, no? Ok, quindi io propongo di fare, tanto per cominciare,
Cioè, la mia idea era semplicemente una cosa che faceva ta 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 però fare ta 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 così, eh? Sì. Ho capito, ma non si fa come, come lo fai tu. Ma quello è un accelerando o è un'intensificazione ritmica? Cioè, come che cambia? Allora, un accelerando è una variazione metronomica di tempo, no? Un'intensificazione ritmica è ta, 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 no? Quella è un'intensificazione ritmica, cioè tu attraverso il ritmo moltiplichi il numero di note che ci stanno dentro dello stesso tempo metronomico. Okay. Ok. Invece l'accelerando com'era? È proprio ta, BPM, mi salvo. Ta 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 ta. Cioè cambia il tempo metronomico. Ok? Allora, il punto è che per esempio si possono fare varie cose, cioè per esempio una cosa che potremmo fare noi con gli strumenti che abbiamo, intanto allora noi potremmo fare cose che hanno diversi tempi metronomici, no? Strutture polimetronomiche cosiddette. Poi si possono fare strutture poliritmiche, mentre c'è questo ritmo che va, ne va anche un altro che per esempio contrasta questo. No? Con lo stesso tempo metronomico oppure diverso, ok? Cioè, mentre poliritmie quante ne volete, cioè il punto è che qualsiasi cosa fate dovete in qualche modo razionalizzarle e capire quello che quello che state facendo. Incidentalmente, Francesco, hai fatto il testo di quello che stai facendo? Hai scritto un diario di quello che stai facendo? No, cioè, era il disegnino, però no, io mi mangio vivi. Io voglio un testo scritto. Voglio le idee messe in parole, perché questo è l'esercizio vero. Tutto il resto fa finta di fa qualcosa. L'avrei fatto a esercizio finito, cioè, se veniva bene. A me non interessa se viene bene o male, no, o se funziona. Ho capito, mi interessa qual è la tua idea, però la tua idea mi interessa soltanto se messa per iscritto. Vedrete che non è una cosa banale. È la parte più importante dell'esercizio. Tutto il resto, guardate, io non mi aspetto che esca fuori la quinta di Beethoven o queste cose. Non è questo, ma l'importante è che avete un'idea, la scrivete, tanto per cominciare. Vorrei fare questo, ok? E per fare questo, quindi, mi organizzo in questo modo, bla bla bla, eccetera, eccetera. È la parte più importante. Ok. Allora, adesso andiamo per gradi. Facciamo un nuovo file Python. Non usiamo sempre lo stesso. Allora, salviamo questo, lo salviamo. Non dentro sì. Ash e bevevo gin. Frate, che c'è? Ops. Ok. Adesso chi guida adesso?
Giulia guida tutto C, quindi mi sento dovere verso giù. Sì, va bene. Mi va benissimo. Ok, allora facciamo un altro file Python, dai. Prometto stare fermo. Prometto sì. Stare fermo. Devi stare fermo, sì. Allora, boh, forse nel nuovo file la nota ancora ci sta bene. Ah, perché poi non avremo più la classe nota. Beh, no, fai una cosa, rileggi dentro questo file, leggi rar notes, uno che tanto buttiamo via tutto e teniamo la classe nota. Cioè? Che forse dovremmo mettere in un file separato. Anzi, cominciamo a fare le cose fatte bene. Metti, apri rar notes. No, che fai? Aspetti, apri. Cosa facciamo? Ritmo? Sì, facciamo una cosa sulla segmentazione del tempo. Questo è proprio quello che abbiamo fatto in classe. Sì, ma non è generatore, mi serve solo questa classe e mettiamola in un file che si chiama nota.py. Così questa la possiamo sempre riutilizzare. Fino a DeftC Sound, prendo. Sì. Ok, questa la chiami nota.py. La N maiuscola? No. No, con la N minuscola. E poi... Com'è che si scriveva... Dunque, adesso andiamo in un altro file. Com'è che si scriveva from nota import nota? Aspetta. Import nota from nota.py. No, aspetta. Python import from... È così? No, non mi pare. Mi sembra from... di import system, from quello import questo, sì, ok, allora è from nota senza py import nota maiuscola, così ce l'abbiamo proprio la nota senza, ok, adesso vabbè, per il momento non stabiliamo una classe, poi dopo vedremo con quello che compare faremo una classe. Facciamo un metodo che si chiama generate, semplicemente genera, ok? Def generate, sai. Ok, del generate che cosa dobbiamo fare? Gli dobbiamo dare come dati. Quante note generare, no? Num, e poi il tempo metronomico, perché per il momento facciamo solo una pulsazione, ok? No, metro. Ok. Vai, mettici due punti e poi scrivi pass sotto. Metta bada. Sì, lo famo dopo. Vai a capo. E qua, noi facciamo generate ci ritorna un array, facciamo. E quindi facciamo note uguale generate 30 e lo facciamo a 118 di metronomo. Ok? Questo è il nostro tempo metronomico. Ok, dopo le note vai a capo.
scriviamo la tavola, print aperta parentesi. Me ne vado a copiare dall'altro. No, vabbè, questo è facile. Dai, apri, no, tra virgolette, F1 04096 10 1 e basta. Ok, questo è questo, e poi dopo sotto scrivi for n in note, due punti, vai a capo e tabba, print, aperta parentesi, n punto tucci sound. Aperta parentesi, chiusa parentesi. Ok. Ok, adesso allora adesso facciamo la funzione generate. Sì, questo fai, salvalo come ritmo 0. Ok, allora in nota PI che cosa ci sta? È solo definito? No, c'è la nota, c'è la struttura nota. Come dici? Come ce l'abbiamo nelle altre parti? Sì, siccome la riusiamo. Ok. Che c'è? No, chiedo un po' di cose qua. Vabbè, così. Ok. Allora, adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo generare queste note. Per il momento, quindi, hanno frequenza, ampiezza, sempre tutte uguali, perché quello che ci interessa è l'aspetto ritmico. Ok? Allora, adesso intanto cominciamo col calcolare qual è il periodo, perché il tempo metronomico ci dà il battiti per minuto, no? Ma a noi ci serve un periodo, ci serve di sapere quanti sono, quanto dura sto step, no? Quindi chiamiamo una variabile, la chiamiamo step, e la step quanto vale? Sono battiti per minuto e 60 diviso metro. Allora scrivi 60.0, perché dobbiamo usare il floating point, diviso metro. Ok? Bon, adesso ok, adesso mettiamo un risultato, result, ris, quello che ti pare, aperta quadra, chiusa quadra. Questo è un array che... no, uguale, aperta quadra, chiusa quadra. Ok, poi vai a capo e facciamo for x, n, va benissimo, in range, aperta parentesi, 0 num note, o 0 virgola num note meno 1. Ok, due punti, generiamo la nota, due punti, vai a capo, e allora facciamo result append,
Ah, scusami, prima del for ci va un'altra cosa, ci va l'action time, no? AT uguale 0. 0.0. Allora, qua ci va la nota. La nota di che cosa ha bisogno? Allora, nota, aperta parentesi, no, con la maiuscola. Attacco. C'è l'attacco come prima, non mi ricordo. Sì. At, dur, frec, amp, inst. Amp e inst, ok. Quindi qua c'è at, no? Ah, scusami, devo controllare per essere sicuri. Beh, è quella, l'abbiamo tirata da là. Ah, ok, no. No, perché non so se avevo preso da qua, che io ho messo pure le table. Quindi era così. Va bene. Vabbè, ok. Allora, at. Poi facciamo che la dur. Ah, at è questo, giusto. Sì. Allora, per esempio, qua se noi facciamo delle note che sono più lunghe di step, no? Il passaggio ci viene legato, perché il decadimento della nota arriva dopo, no? Se invece lo volete fare staccato, per esempio, fate una durata che è meno lunga di step. Ok? Tipo. Per esempio, così ci verrà staccato. Va bene? Quindi vedete come si convertono le diciamo le delle nozioni semplici. Ok. Adesso però semplici però molto utili dal punto di vista. Ok, poi cos'altro ci vuole? Frequenza? Sì. Allora, la frequenza qua mettiamo 500 Hz. No, tagliamo la testa al toro. Virgola. E ampiezza? No, troppo. No, qua, anche meno 8, basta. Perché tanto sono singole queste note, sì, sì. No? L'instr 1? Sì, l'instr... Se c'è l'amp, l'amp e l'instr 1. Poi ci potete mettere la table, potete mettere quello che vi pare, come ha fatto Francesco. Ok? Oh, adesso dobbiamo vedere come va avanti AT. AT va avanti AT più step. Fine della questione. No, sotto, dentro il for, ogni volta che viene fatta una nota, si va alla nota successiva. Più uguale step. Non so se... C'è il più uguale in Python, mi pare di sì. Di sì. Ok. Bene, direi che la faccenda finisce qua. Oh, quando volete sperimentare una cosa, fatela il più semplice possibile, altrimenti non ci capite più una mazza. Ok? Boh, andiamo avanti. Ok, allora, questo è così. Facciamolo. E lo salvi dentro ritmo0.sco. Che c'è? Il 13 non type. Dov'è che non funziona? Il 13. Ah, non abbiamo fatto il return della nota, return del result. No,
sotto la riga 9. Ah. E fuori dal for, quindi tabata all'indietro. 1. Cosa sto facendo? Punta. No. Sto facendo. Perché mi sento? Sì, è qua. No, non è qua. No, non è qua. È uno tab. No, vabbè, sta a metà. Dagli due spazi, spazio, spazio. Ok. Return, spazio, result. Se no qua non... la papera non galleggia. Ok. Cosa avete cambiato che stavo vedendo sul prompt dei comandi una cosa? Non sento. Abbiamo aggiunto alla riga 10 return result, perché sennò non funzionava, non poteva funzionare. Vai. Aspetta un attimo, non abbiamo messo... Dunque, la tavola... Scusa, questo del nota.py c'è pure la tavola, perché sembrerebbe che non ci sia. Scusa, mi fai vedere un attimo lo score generato? Manca qualcosa. Ma perché driver 1 vuole la tavola in partitura, scusa. Guarda un po' driver 1. Vabbè, sì. C'è problema. Ok. Allora, dai. Ho messo 1. No. Boh, vabbè, fa lo stesso. Ok, va benissimo così. Ok, dai. Ok, sentiamolo un attimo. Poi devo iniziare a nominare perché ogni volta che... C'è uno strano attacco. Possiamo rivedere un attimo l'attacco della partitura? Scusa, io lo vorrei più... qua. Sì. Dunque. C'è 100 millisecondi d'attacco qua, te sei sbagliato coi tempi. Allora, perché passi da 0,01 di ampiezza all'ampiezza in 100 millisecondi, un po' tanto. Vai, no, dopo, sulla destra, vedi che c'è 0,0.1, questo è sbagliato. Puoi fare... No, questo... Che testa? No, leva quello 0, tanto non serve, e fai... Oh, sì, 0,01. No, 0,01 millisecondo, un po' troppo. Vabbè. Mandare al volo sulla chat il driver questo. Giù. Sì. Ah. E ti sento bassissimo, insomma. C'ho sto cazzo di microfono, non capisco. Vediamo se ci abbiamo un po' più di... Ok. Ma potete mettere mezzo secondo atom, che non capisco perché non mi parte, se c'è qualche... Beh, se ci fai vedere quello che ti succede. Dice linea 11 dove io ho scritto note uguale generate 30,18. Sì. E mi dice an indent
does not match any outer... Sì, c'è un problema di indentazione nella funzione sopra. Forse è messo tipo qualche punto zero. Oppure ha indentato la riga 11. Faccio vedere, famo prima. Ah, sì, sì, è vero. È vero, ok. Ok. Adesso, ok, facciamo un altro file in cui facciamo accelerando. Quindi lo possiamo chiamare come te pare, accelerando 0.py. Allora, cominciamo col fare un accelerando direi lineare. Ok? Per fare un accelerando lineare dobbiamo fare una funzione del tempo, no? Quindi scriviamo sopra generate tempo fun. Beh sì, con function, tempo, se vuoi anche. Aperta parentesi, allora questo che cosa c'ha? Deve avere il tempo iniziale, no? Il tempo finale e... Iniziale? No, allora, questo deve avere start, start metro. End metro e poi cos'altro mi serve? Mi serve una variabile. No, mi serve la durata, in quanto tempo ci deve andare. Ok? Ok. Allora, questo come funziona sostanzialmente? Mi devo calcolare delle variabili, no? Devo fare un'equazione di primo grado, no? Quindi devo fare A... che è uguale a, aperta parentesi, end metro meno start metro. E mezzo il range. Ok, range fratto dur metro. Il tutto fratto dur... No. Fuori sì, devo fare le parentesi. No. Ciao, faccio un'altra parentesi. No, solo, basta, ok, fatto dur metro. Ok, B che cos'è? Quindi così ci siamo presi. Beh, così abbiamo fatto... ok, e B è end metro o start metro? B è start metro. Ma così facendo diviso dur metro che cosa otteniamo? Otteniamo il fattore angolare della retta. Noi dobbiamo fare una retta, no? No? Ok. Adesso, no, veramente ci vuole un'altra variabile.
in tempo FUN, che è la prima, il primo argomento, dobbiamo dire la nostra T, dov'è che ci serve di sapere quant'è il nostro valore? Cioè, quindi, no, fermo. Francesco? Sì. Sta negli argomenti. Leva quella riga, mo. Vabbè. Adesso, primo degli argomenti, no, è il primo degli argomenti. Il tempo T, no? Al tempo T, lui ci dirà quant'è lo step. Ok? Ok, vai sotto la riga 4 e adesso facciamo l'equazione. È return, aperta parentesi, A per T più B. Non c'è manco bisogno della parentesi. No, puoi levarla la parentesi. Siamo d'accordo? Mm-hmm. Tutto chiaro? Mm-hmm. Ma tempo con la inserita. Adesso lo facciamo. A noi qua però ci servono un paio di dati. Non ci serve solo metro. Ci serve S metro e E metro. Ok, e lo step iniziale è 60 diviso S metro. Potremmo mettere start metro. Sì, certo che potrebbe. C'è lo stesso di qua sopra. O si impiccia? No, non si impiccia, ma sono due cose diverse. Quello fa parte di quella funzione là. Okay. Adesso... nella nota, nel for, noi man mano che va avanti dobbiamo ricalcolare lo step, no? Allora noi appendiamo la nota e poi facciamo un ricalcolo dello step. Allora scrivi, vai a capo e scrivi step, step uguale tempo fund. No, uguale 60.0 fratto tempo fun. Tempo underscore fun di action time a t. Cosa abbiamo fatto? Chi è? Virgola. Francesco? Sì, non è che... Allora, a T. No, lì, dove stavi? Dove sei? Là, fermo, virgola. Start metro. No, scusami, S underscore metro. Ok, adesso dobbiamo darci un'idea più o meno di quanto può durare sta cosa. Però siccome la funzione stessa cambia questo, in realtà qua bisognerebbe integrare per sapere quanto dura. Per cui gli diamo una alla circa meno quasi. Glielo facciamo durare
lo step cambia. No, scusa, fai una cosa. Questo step, chiamalo in un altro modo. Chiamalo n-step. Così la variabile step la usiamo per questo. La durata io la farei di moltiplicando step per num note. Alla su per giù durerà di meno perché questo accelera. No? Però male non gli fa. Ok. Basta. Dunque, generate, no, generate ci vuole qualcosa in più, alla riga 16. Cioè, partiamo da 118 e andiamo fino a 160. Che 200.000 warning. No, vabbè, perché ci abbiamo, scusami, fammi vedere la fammi vedere un attimo. Ah, ok, e allora basta che mettiamo nella mettiamo iTable come P5, no? Perché stavamo usando la tavola anche, non mi ricordo. Mi fa vedere la partitura generata? Scusa, ce l'ha già fatta, non è che... Non la trovo. 1, 2, 3, 4, 5. Perché dice 6? Uno, due, tre, quattro, cinque. Scusa, mi fa vedere il driver? Sì, non ci sono altre tavole. Scusa, riprendilo un attimo. Cosa? No, il terminale... Ah, ma ecco che ha fatto un casino. Perché lo chiami? No, fermo, ritmo.score. Ok, vediamo un po'. Non funziona. Forse ho sbagliato a fare le cose. Aspetta, lo so io. Vai un po' sul Python. Non è AT più step, ma è AT più N step. Vediamo. Non mi ricordo quale si metteva prima. Ok. Vedete che questo è un accelerando, ma non è molto musicale. Perché in realtà gli accelerandi musicali sono di tipo esponenziale, non sono una funzione lineare. Ok. Facciamo così, mettiamo il tempo metronomico un po' più alto alla fine, così
metti 240. Ok. Per... No, no, va bene 300 anche. No, per sentirlo più accentuato, ma sempre non musicale, non tanto musicale. Era pochissimi. Non importa. Non manco tre. Ok. Allora, adesso ne facciamo un altro. Lo facciamo esponenziale. Salvalo come accedendo. Ok? E questo va cambiato. Basta cambiare questo. Basta cambiare la funzione tempo fun. Come la dobbiamo cambiare? Esponenziale. Non è dopo. Allora. Metro. Posso prendere un attimo la... La lavagna, così facciamo, li facciamo insieme due conti. Ma io sto un attimo dico un problema. Che c'è? Che mi manda tutti i warning quando inserisco, quando voglio fare, voglio mandare su C-Sound. Puoi parlare in un linguaggio, manda tutti i warning, che vuol dire? Che warning manda? Il prompt, un attimo. Prendo un attimo lo schermo. Sì. No, c'è un errore. Allora, illegal code 0. Sorting score, c'è... Allora, fammi vedere la partitura, o se no... Sì. Mi fai vedere Non vedo niente. Ah, è vero. Devi fare il desktop, devi fare lo share del desktop. No. Ah, questo è lo score. Driver 1 c'è qualcosa che non è salvato? No, l'ho appena fatto in modo che così, perché se lo premi poi ne metti un altro ti lo toglie. Invece se lo vedi così non salvi. No, qui non vedo niente, fammi riguardare la partitura, perché dice che... Allora, cosa c'è che non va qua? Non vedo niente, sei sicuro che... Forse sta qua l'errore? No, qui non può essere perché questo non è non c'entra niente con C-Sound. Inst 1, non c'è niente. Perché prima per sbaglio ho fatto questo, ho fatto C-Sound, driver1.org e ho inserito questo, accelerando.score. E quindi? Non so se è successo qualcosa, se... No, quello è un file vuoto, dovrebbe essere. Vabbè, prova a farlo rigirare adesso, scusa. Non vedo errori. Eccolo. Ok, niente. Sì. Perché c'è lì? Ok, va bene. Allora, adesso vediamo un attimo, vediamo com'è la...
la questione una funzione d'accelerando, cioè una funzione esponenziale. Le funzioni esponenziali sono del tipo, le funzioni esponenziali sono del tipo così, y uguale e elevato a ax più b, cioè la parte lineare è sostanzialmente una parte lineare dove la parte lineare si trova, no? Allora, qui sappiamo che il logaritmo in base e di y è uguale a ax più b e la dobbiamo riconvertire in parte lineare, no? Quindi sappiamo che qua lo facciamo con due equazioni, ax0 è questa, e poi ln di y1 è uguale a x1 più b, no? Quindi quindi dobbiamo fare la sottrazione di questo, logaritmo di y1 meno logaritmo di y0 e qua ci va la durata che è diciamo x1 meno x0. Ed è uguale, questo è uguale a A, no? Siamo d'accordo? Mm-hmm. Questo è uguale ad A perché B se n'è andato nel frattempo e B è 1 qualsiasi di... Una volta che ho ottenuto la A, B è, per esempio, logaritmo di y0 meno a x0. Siamo d'accordo? Mm-hmm. Ok, questo salviamo. No. Ma risalva. Ok, quindi ripigliamocelo un attimo. Il numero di Neper o come si indica? Si può usare exp, ma adesso vediamo un attimo. In realtà lo potremmo fare con qualsiasi base, fa lo stesso. Però non so se bisogna... Allora, quindi abbiamo detto che la A è uguale a exp di end metro, no però exp aperta parentesi, no, exp aperta parentesi, okay. Sta dentro la parentesi, exp di aperta parentesi end metro, meno exp di aperta parentesi start metro. Ci vuole asterisco. No, perché questo è proprio la dunque, scusa, aspetta, è elevato a questo e è elevato a quello. Ok, va bene. E poi B è uguale a che cosa? A, per esempio, exp di start metro
ho meno vabbè, qua dobbiamo fare che partiamo da zero sicuramente, quindi B è exp di Starbreto perché meno A per zero. Ok, quindi facciamo così, lo facciamo così. No, no, è inutile metterlo, è zero. Ok, no, qua non è la è exp di A per T più B. Ok? Ma noi se l'abbiamo fatto qua, perché l'abbiamo fatto pure qui? È l'equazione, quella per trovare il parametro A. Altrimenti non ce l'abbiamo. Proviamo un po', dovrebbe funzionare. Adesso. Bisogna importare tipo exp. No, fai quello che hai fatto fino adesso che andava bene. Python accelerando cosa? Exp is not defined. Aspetta. Bisogna fare import di mat, mi sa. È MATLAB, no. No. Mat. Aspetta, in Python. Aspetta un attimo. Python number exp. 1x3 import mat ed è mat.exp, oppure puoi fare vai, aspetta, fai from mat import exp tutto minuscolo punto e virgola, no, senza punto e virgola, vai a capo, ok, salva. Scusa, prendo un attimo dall'acqua. Intanto, cos'è che c'è? Matringer. Cosa ci stiamo scrivendo dentro? Ah, è qua, è quando faccio la... Il return. Perché A è calcolato male. Scusa, allora fai una cosa. Fai un print alla riga 6, aggiungi una riga e fai un print A virgola B. Vediamo un attimo se lo fa. Non le ha stampati? Oh. No. Scusa, no, mi fai vedere il for. Non mi fai vedere il pipe. Che stai a fare? Perché? Non mi confonde. Perché non mi fa il print? Allora fai una cosa, metti, no, commenta questo. No, non quello, no. No, perché non mi stampa A e B, scusa. Commenta via tutto quello che è, dalla riga 19 fino in basso. Adesso chiamiamo solo la...
commentalo, mettici un hash davanti. E chiama la funzione tempo fun. Quindi tempo fun aperta parentesi 0. A per B, A per T, che... no, aspetta, 0, poi fai, cos'era che, come chiamano, 118, 300, 300, ok, vai, proviamo. Faccio senza mandarlo il ritmo. No, senza niente. Ah, ecco perché non lo vedevamo. Leva la ridirezione. Ok. Ah, sì. Alla 129? Non l'hai notato. No, aspetta, fermo. Torno indietro, è 60 fratto quello, ci siamo dimenticati di dividere per 60 qua, no, sopra è exp di 60 fratto quello, fratto, no, exp di 60, no, dentro la parentesi, 60 fratto end metro, 60.0, e poi l'altro exp 60.0. Ok. Ma mai questo? Perché noi dobbiamo calcolare il periodo, non dobbiamo 60, cioè il tempo metronomico è un numero altissimo, infatti veniva fuori una roba che era fuori dal range. Prova un attimo adesso a rifarlo. Commento qua. No, fermo. Fammi una prova prima. Così? Non è ancora giusto. Viene negativo. Però, no, è il B che è sbagliato. Aspetta. Vedi che... No, negativo va bene, perché un accelerando deve diminuire man mano che... No? Scusa, è il B che è sbagliato, è troppo alto. Qua ha fratto 60 fratto. Sì, giusto, eccolo. Ok, adesso riscommentiamo il tutto, facciamo... Leva il print dentro... No, devi editarlo. Devi levare questo print. Poi scommentare questo. Questo togliamo. Sì. No, c'è uno zero. Sbagliato. Per me continua a darlo sbagliato. No, anche questo è sbagliato, perché c'è una divisione per zero. Dove succede? Ah, al tempo zero? Aspetta un po'. Guardiamo un attimo. 14. Alla linea 14? Mm-hmm. Dice anche alla linea 3, il tempo fun. Name exp not defined. Devo andare in bagno, un attimo solo. Interrompiamo. Mi fai vedere intanto il codice. Noi. Comunque mi sa il problema sta qua. Ok, vediamo. Il problema sta là. Cosa fa? Mi fa vedere il terminale? Perché ho provato... Ah, adesso funziona. No. No, perché ho fatto vari tentativi di ragione. Diceva qua, float di division by zero. Sì. Linea 14. Sì, mi fa vedere il programma. Quindi qua c'è a un certo punto tempo fun da zero.
e il tempo fun non dovrebbe dare zero. Perché? No, dunque, all'inizio... Ah, perché moltiplica da per t, forse, t è zero. Ma più b, c'è comunque più b. Al tempo zero è più b. Forse per lui è troppo piccolo. Scusa, facciamo una cosa. Provo pure tipo, ne so, moltiplicare questo per 60 e dava tutti i zeri. Cioè, lo faceva però da tutti così. Sì, ma abbi pazienza. Scusa, perché fai queste cose apotropaiche che non hanno nessun senso? Capire. Scusa, come... Ma mettici un print lì. Metti un print che crea un commento di... Scusa, fai così. Metti alla riga 6, aggiungi una riga. E facciamo come se fosse un commento di C-Sound, aperta parentesi, aperte virgolette, punto e virgola, che così è un commento di C-Sound, così può stare benissimo dentro lo score, non c'è. Allora, A uguale per 108.4F. No, facciamolo di più. Per 116.12F. Poi, virgola, B uguale per 116.12F. C'è un per cento lì. E poi virgola RIS risultato uguale per 116.12F. Poi dopo le virgolette, mettici un per cento, aperta parentesi, A, virgola, B, virgola, vabbè, questa è una porcheria, exp di AT per B, più B, A per T più B. Ok, ci siamo, le parentesi sono tutte? Okay. Vai, vediamo un attimo cosa fa. Commento questo? No, non c'è bisogno. Lascia stare. Ok, allora lui... Perché il risultato è zero. Quindi con un certo tempo... Ah, perché lui va a zero troppo velocemente. Perché lui sì, questo non è veramente zero, ma è ok, quindi facciamolo accelerare di meno, facciamolo accelerare fino a 200, non 300. Perché questo è un po', dipende dalla precisione della macchina e dipende dal numero di note, no? Cioè, se noi li vogliamo fare, fare tante note, dobbiamo accelerare di meno. Vai un po'? No, comunque ci va sempre molto, molto velocemente. Ma una certa è proprio scatta. C'è proprio uno scatto. Beh, ma vedi che, per esempio, in quello precedente... E non è uno scatto, è una funzione esponenziale questa. Se tu la plotti, ce l'hai GNU plot? No. No. Vabbè. Cioè, ci può... Sì, anche octave. Ma il punto è che quel numero diventa troppo piccolo. Mm-hmm. Capisci? Il numero precedente, vedi che già me lo segna zero, ma in realtà...
Non è ancora zero, tant'è vero che la divisione passa, se no non farebbe la cosa successiva. Allora, per fare una roba del genere, io generalmente faccio una... non uso proprio una funzione esponenziale, ma uso una funzione esponenziale truccata. Si moltiplica per due. Ma non moltiplicare, ci vuole una cosa... Per attenuare la curva. No, allora, scusa, riprendo un attimo lo schema. Vi voglio far vedere che cosa intendo. Così ci capiamo. Aspetta. Ma lo vedete? No, non lo vedete. Lo vedete adesso? Sì. Allora, facciamo una nuova cosa. Quello che io dico è che il problema è che le curve esponenziali, eccolo, aspetta, scusa, le curve esponenziali sono di questo tipo qua. Giulio, ci sei o stai a giocare? Le curve esponenziali tipicamente sono di questo tipo qua. Vabbè, questo è un esponenziale negativo oppure positivo, fa lo stesso. Ok? Questo è... Allora, qui questa roba va molto vicino a zero. Ok? Allora, io faccio invece una funzione che è così. È y, perché questo mi permette anche di regolare l'esponenzialità. Y uguale e alla ax più b più un fattore lineare c. Ok? Perché così io questa la posso fare in questo modo qua. Una traslazione. Faccio una traslazione verso l'alto, no? In maniera che la mia curva, allora qua viene C, questo è C, no? Ma viene asintotico verso C, verso C, e non va a zero. Capisci? In questo modo io poi posso regolare con un altro fattore quanto schiacciata la faccio la curva, perché se io per esempio qui ci metto un altro fattore, il fattore tau più c più tau, no? La mia curva arriverà a più c più tau, no? Che tau è piccolissimo. Allora, più è piccolo, più schiacci questa curva. Capito? Più è grande, più la curva viene così. Capisci? Ok? Il problema... Vabbè, il problema non è nessun problema. Questa roba qua è leggermente più arzigogolata perché questo semplicemente bisogna metterlo di qua, no? Cioè... y meno c meno tau è uguale a e alla ax più b. Quindi si fanno sempre le due equazioni, queste sono costanti, quindi qua la a sostanzialmente è, allora, se y meno c meno tau la mettiamo in un'altra variabile che si chiama v, no? Allora, a è logaritmo di v1 meno logaritmo di v0 fratto fratto x1 meno x0, diciamo.
ok? E B è una di quelle qualsiasi più, no? E B sarà logaritmo, per esempio, di v v0 per più no, b no scusa è più o meno logaritmo meno meno a x0, ok, ci siamo. Questo lo fa regolabile, lo rende regolabile. Questa me la sono inventata io, non è una cosa che... No, cioè, questo per dire che non c'è nulla di intellettuale al riguardo. Questa salviamocela un attimo. Exp conditioned function. E andiamoci. Allora, adesso... No, scusami, ti devo ridare il... Ok. Allora, adesso ripigliamo... Cos'è che c'è nella chat? Ah, il driver. Va bene. Andiamo... Ok, allora, per fare questo... No, no, dobbiamo ricalcolare tutto. Allora, dobbiamo fare... facciamoci la nostra variabile v. Allora, no, scusa, dobbiamo mettere dentro... Scusa, dobbiamo mettere dentro lo start... dentro il tempo fun, dobbiamo mettere sia quant'è la c... Ok, la C potrebbe essere n metro, facciamo. E poi ci mettiamo una tau, ok? Virgola tau. Tau, scrivi tau. Ok? Allora, adesso la nostra Y non è più la Y, no? Cioè che sarebbe start metro, end metro. La nostra Y convertila in... allora, prima di questo, la riga prima, aggiungi una riga qua, non fare invio subito, eccola. Allora, fai v start è aperta parentesi 60. Ah, ma aspetta un attimo, scusami. Noi stiamo usando exp? Qua dobbiamo usare log, no exp? No, dunque, se noi vogliamo una funzione esponenziale dobbiamo usare log, il contrario. Vabbè, comunque facciamolo questo. 60.0 fratto start metro. Allora, scusami, facciamo così, abbi pazienza. Aggiungi una riga ancora prima. E facciamo che la variabile C sia in realtà la combinazione di end metro, no, scusami, aperta parentesi 60.0 fratto end metro, più tau.
No, vabbè, se mettilo fuori dalla parentesi del tau, cioè, non che sia molto rilevante, ma... Ok, quindi vstart è... vstart è quella roba là meno c meno tau, come l'abbiamo scritta nell'equazione. Ok, scusa, alla riga 2 devi aggiungere from mat import exp virgola log, ci serve la funzione log. No, qui avevamo proprio cannato alla grande, perché questi sono, adesso devi fare anche vend, eh? Vend è praticamente come vstar, salvo che usa end metro. Meno c meno tau, va bene. Adesso la A è log, non è, no, però adesso a questo punto è log di vstart. C'è lo qua. Sì, devi levare tutto quello, ci devi mettere vstart. Meno log di vend. Fratto dur metro, ok? Adesso la B, cosa sempre abbiamo log. Detto che è log, però aspetta, che cosa abbiamo detto che era? Aspetta. Quindi XP lo posso togliere nell'import. No, no, exp ci serve, ce l'abbiamo. Scusa, è la nostra funzione, questo serve per calcolare i parametri. Allora, B abbiamo detto che è logaritmo log di V start, va bene, meno AX0 non c'è perché siccome partiamo da 0, X sarà 0 e quindi niente. È solo quello, è log di V start. Ok, so, posso togliere? No, aspetta, lasciamo. Allora, no, adesso però facciamo così, facciamo il risultato, mettiamoci alla riga 10, mettiamoci il risultato. RIS uguale. Allora, RIS è uguale a exp di A per T più B. Più C più tau, più C più, no, aspetta, C è già C più tau, sì, però, vabbè, diciamo più C, oh, no, non è, c'è qualcosa che non mi torna, più C, questo, meno C meno tau, e anche qua, anche alla riga 11, mettici RIS. Aspetta però, è più C più tau, alla riga 10 è più C più tau. Adesso quando chiamiamo la funzione generate ci dobbiamo mettere pure tau. Allora proviamo a farla molto schiacciata. Cioè molto schiacciata significa fare un accelerando molto improvviso, capito? Dal punto di vista musicale. Tau grande. No, tau piccolo. Mm. No? Se tu lo prendi, più piccolo lo fai e più la schiacci. Mm-hmm. Quindi fai 0.001. Oh, sì, quello che è. Ok. Prova. Tanto lo faccio girare. Aspetta. Ci manca su tempo fun. Dunque aspetta
Dov'è che serve sto tau? Nel generate c'è il tau. Qui. E nel tempo fun c'è il tau, sì, certo. Qui dove c'è il tau. Sì. E dai. Mat domain. Cioè questo non... Perché questo numero qua non va bene. Stiamo sbagliando qualcosa là. Torna, è un numero troppo grande o troppo piccolo, c'è qualcosa che non va. Il print, mettilo. Dunque, cosa mi serve? A, B e RIS. Niente, non lo possiamo mettere solo che là. Allora, per il momento... Ah, questo è quello che è sbagliato? Sì. Aggiungiamo un altro print subito sopra di quello. Ah, perché viene un numero negativo? Aspetta, fammi ragionare. Meno C, meno tau. Veniva così, no? Aspetta. Meno C, meno tau. Scusa, sì, vediamo questi numeri. Fai punto e virgola... Vstart uguale uguale per 116.12f virgola vend uguale sempre stessa pappa, no, sì. No, per 116.12f. E poi metti spazio per cento, aperta parentesi, vstart, virgola, vend. Dobbiamo capire che numeri sono questi. Ah, scusami, no, vabbè. Vstart è questo. Vuend è questo. Non può essere negativo, ecco qual è il problema. E perché vuend è quello? Perché io sottraggo, perché io so, certo. Allora aspetta. Il problema è che vuend non può essere negativo, non può essere nemmeno zero per la verità. Ed è per questo che ci mettiamo il tau, no? Però sì, quindi se C... No, aspetta, c'è qualcosa... Perché questa storia del tau... Allora, C lo... il tau lo sommiamo a C, sommiamo a end metro per dirci quant'è C, però allora non ce n'è più bisogno dopo. Certo, facciamo in C facciamo più tau e poi sotto facciamo meno tau. No, appunto, mi deve rimanere il tau. Allora, scusa, leva il più tau alla riga 5. E poi, perché vend deve essere questo che è C. Meno C mi rimane tau. Quindi sopra non è meno C meno tau, è meno C più tau. Allora fai vstart, lo fai meno C più tau. Non mi tornano i conti con l'equazione, ma va bene. Chi sei?
più tau, e anche sotto lo fai più tau. Aspetta un attimo che ancora c'è, sì sì, più tau. Ok, adesso alla riga, no, sto pensando se alla riga 11 ci vuole il più tau. Se ci vuole. Ok, andiamo, proviamo. Ok, però non mi sta dando le stampe. Stanno tutte in alto? 117, danno. Sì, tutto 117? Ecco, perché... aspetta, perché sostanzialmente questo si schiaccia verso l'alto. Ma alla fine va su. Dunque, ma la risposta, perché la risposta è così? Cioè, il primo step è 0.5. E poi schizza subito alle stelle. Tra l'altro dovrebbe essere al contrario. Cioè deve andare verso numeri sempre più piccoli. No, non funziona ancora. Bisogna averci un po' di pazienza. Scusa, rivediamo un attimo la faccenda. Allora... Ma qua ci sta exp. Okay. È exp. La nostra funzione è una funzione esponenziale. Ok? Che dovrebbe avere... scusami, mi fai rivedere i numeri, perché A dovrebbe essere negativo. E non lo è. Sono sempre uguali. Questo è giusto. Cioè... Questo è giusto che siano sempre uguali. Mm-hmm. Perché l'equazione è sempre negativa. Uguale. Ma B non... Invece B non mi sta bene che sia negativo. Scusa, riguardiamo l'equazione. Allora, A perché è positivo. Ah, perché scusami, A è log di Vend meno V start, è al contrario. Giulio, sei con noi o stai... Ci sto provando. Povero, tu sei... Vediamo un attimo. No, va bene. Quello va bene. 3 ore dura sta cosa. Com'è sto fatto? Aspetta, allora. Qui va così. Poi. Dunque, scusa, noi andiamo da 100... Si è fermato Riss. Sì, ma più che altro... Ma perché si potrebbe fermare perché abbiamo raggiunto C, capito? Dunque, la cosa importante sarebbe di capire... scusa, da che tempi a che tempi andiamo? 118 decenni. Allora, scusa. Questo è 0. No, niente. Allora, 118. No, che si appiattisca mi va bene, ma il problema è che lo fa troppo velocemente. Allora, 60 diviso 118 fa 0.508 e 60 diviso cosa? 200? 200. Fa 0.3. Ok.
Quindi diciamo che il nostro coso si appiattisce subito. Quindi metti 0.1 lì di tau. Però ancora non mi convince sta cosa. Vabbè, adesso poi dopo li vediamo questi numeri, ma subito si appiattisce. Si appiattisce subito. Dunque, scusa, facciamo una cosa, prendiamo Octave e facciamo una modellazione un attimo di sta roba, perché sennò diventiamo stupidi prima del tempo. Allora, quello che abbiamo fatto lì, quello che abbiamo fatto lì è sostanzialmente questo. La nostra funzione fatti un asse dei tempi, t uguale aperta quadra da 0, due punti in step da 0.001, due punti, 30, diciamo 30 secondi, chiusa quadra, punto e virgola. Ok, poi allora quello che noi abbiamo detto, mettiamoci facciamo una tau uguale 0.01 punto e virgola. Adesso facciamoci un C. Allora, C, quanto avevamo detto che era C? Scusami, facciamo start metro prima. Start metro, end metro. Allora, start metro, no, scrivi start metro è uguale a, cosa abbiamo detto? 118, no? C'è una cosa. Punto e virgola. End metro uguale a 200. Poi abbiamo messo... ecco qual è il problema, mi sa. Va bene. Allora, adesso ci facciamo la C è uguale a 60. Sì. C è uguale 60.0 fratto end metro. Ok, poi adesso facciamoci V start. È uguale, no, V start è una variabile, uguale 60 fratto start metro. Meno 5 dovrebbe essere, mi sa. Ok, e v end è uguale a c. Va bene? Adesso il punto è che adesso dobbiamo calcolare la A, ok? La A è uguale a log di V start meno log di V end no, chiusa parentesi, fratto T di end, l'ultimo T, T
che è la durata. No, no, T, aperta parentesi, and, chiusa parentesi. Fratto, T, aperta parentesi. No, intendo le parentesi. Oh, scusami, scusami, la A è V end meno V, meno V start, non V, V start meno V. No, no, non deve stare tutto fra parentesi. Quella prima parte fra parentesi, perché deve fare la sottrazione. Ok, lasciamela senza... Ok, qua mettici... No, no, ci vuole. Ci vuole, perché l'hai tolta? Ah, ho detto... No, non ci vuole. No, T di aperta parentesi and chiusa parentesi. Questo è l'ultimo valore di T. And. And chiusa parentesi. Invio. Punto e virgola. No, no, senza punto e virgola, voglio vederlo. Ok, e questo è il parametro A. Adesso B lo possiamo mettere a log di V start. Ah, ok, non capisco perché. Vabbè. Perché aspetta, vend. Buongiorno. Che c'è? Ah, mio maestro. Buongiorno. Non so se è arrivata la mia che l'ho scritto prima. A quando me l'hai scritta? Stamattina alle 8:30. E secondo te io guardo le mail quando faccio lezione? Infatti. Io le volevo chiedere, mi sono connesso proprio per chiederle scusa perché sono appena tornato dall'esame che ho fatto questa mattina e mi ero totalmente dimenticato che fossero allo stesso tempo la lezione e l'esame, quindi purtroppo stamattina non ci sono stato. Io le chiedo veramente scusa più che altro per non aver avvisato. Va bene, sei scusato, che devo dire? Cioè, mi fai sentire in imbarazzo. Cioè. Scusi davvero, cioè mi sembra abbastanza scortese, almeno... Vabbè. Vediamo se riesci a risolvere questo problema. Allora, scusa, adesso facciamo sta funzione benedetta. Allora, la funzione benedetta è y uguale exp di a moltiplicato t più B, chiusa parentesi, più C. E no. No, disgraziato. Era contro C. Ok, facciamo il plot di T e Y. Però questa cresce, porca miseria. E invece mi deve calare. Faccio. Allora, questa... No, in realtà questa sembrerebbe abbastanza giusta, se non fosse che dovrebbe andare al contrario. No, a parte che non è giusta perché dovrebbe essere 0,3 contro e arrivare a un po' più di 0,3. No, è completamente sgarugolata. Allora, scusa, leva questo. Facciamo uno zoom indietro? No, non facciamo roba apotropaica, facciamo vedere che cosa stiamo facendo. Allora, quello che dobbiamo fare, quello, non capisco perché qua i tempi, siccome questi sono dei periodi, dovrebbero scendere in un accelerando, no? Quindi, scusa, fai freccia indietro per tornare al calcolo della A. La A è il problema qua.
Allora, questo è il logaritmo di Wend. Scusa, dunque. Faccio clear. Cancello per... e rimetto A, B, C. No, fammi vedere quanto vale, quanto vale. Allora, fammi vedere quanto vale V end. No, senza punto e virgola, in maniera che vediamo proprio i numeri. Ok, V end vale così. V start quanto vale? Sì, no, quindi l'equazione veramente è V start meno V end, quindi la A è V start meno V end. Ricalcoliamo la A. Anche se mi sembra tutto al contrario a me. Va bene. Lascia senza punto e virgola, vai. Ok. E questa va così. Se fa il plot, no. No, fermo un attimo. No, ricalcoliamola tutta. Facciamo, cambiamo il tau. Perché il tau mi sembra... Mettilo a zero, un po' più schiacciato. No, sai cosa dovremmo fare? Scusami, abbi pazienza, che sennò qua diventiamo idrofobi. Scriviamo un file, che è la nostra super exp. No, lo chiamiamo exp con. No, un file MATLAB, MATLAB. Cioè Octave. Lo fa nuovo e faccio... Che fai? Vabbè. C'è nuovo e... Expcon. Sì, però... Allora... Punto? M. Ok. Allora, questa è function... Expcon. Scusami, non si scrive così, si scrive function y uguale expcon aperta parentesi. E poi qua ci mettiamo la x. Poi virgola. Y underscore start y virgola y underscore end virgola c virgola tau. Vai a capo. End. Scrivi l'end subito. Dentro poi aggiungi una riga e mezzo. Allora, qua dobbiamo calcolare... no, aspetta. Cos'altro mi serve? Mi serve un'altra variabile, un altro argomento, xlen, la lunghezza del... No, è un argomento questo. Metterò... Virgola xlen. Dove te pare? Ok, allora adesso facciamo che... V start
è uguale a y start, fai un tab che non ci vedo, y start, y start, meno c meno tau, punto e virgola, v end uguale a y end meno c meno tau. E poi xlen xlen. Adesso la è uguale a, dunque, a log di, aperta parentesi, log di v end, no, devi aprire la parentesi prima. Meno log di v start fratto x len. Raffa, scusi, posso fare una domanda? Sì. Stiamo calcolando l'inviluppo, quello delle frequenze delle funzioni esponenziali? No, stiamo facendo una funzione esponenziale che però mi permette di schiacciare la curva come voglio, che dipende da tau, no? Sì. Di schiacciarla su un valore di base, che è la C, diciamo, ok? Cioè, è una esponenziale traslata. Cioè, dove vogliamo noi? Tra i punti che vogliamo. Sì, certo. Ok, vai a punto e virgola. Tra così, xlen mi sa che divide solo voi start. Appunto, ti avevo detto di metterci una parentesi. Allora non ci va l'altra parentesi. No, non ci voglio due, non c'è bisogno di due. Quella parentesi là non ci vuole quella in fondo, punto e virgola. Ok, vai a capo. Adesso la B è, secondo me, log di V start adesso il problema è che non sappiamo x start quant'è. Allora, diciamo che la b è log di v start e si parte dal presupposto che x parte da zero. Se x non parte da zero, questa non funziona. Altrimenti mi ci vogliono altri parametri. Ok. E questo è quanto. Adesso quello che mi serve, adesso qua calcolo la y, vai a capo, punto e virgola mettici lì, scusa. Y uguale exp a per x più b, no, è x qua, più, poi fuori dalla parentesi, più c più tau, punto e virgola. Ok, questa è la funzione. Adesso la salvi. No, basta quello, già ritorna. Adesso facciamo una cosa semplice, guarda, fai t, lo fai da 0 a 10, impassi da t uguale 0, 2 punti, 0.01, 2 punti, 10, chiusa qua da punto e virgola, ok? Poi, allora, adesso facciamo proprio della roba semplice. No. Facciamo YS, YS
è uguale 10, punto e virgola, y end è uguale 1. Non l'ho fatto. Non lo so. Ctrl C. Punto e virgola. Tau è uguale 0.01. E poi che altro ci serve? La xlen. La, sì, no. Xlen è t di end. T di end. Punto e virgola. No. Vabbè, vabbè, fa lo stesso. Ok, adesso facciamo... Adesso vediamo la y. Fai y uguale exp con aperta parentesi c'è la x virgola ys ye cosa c'è ancora no c'è la c prima c tavolo. Allora, C, mettiamoci sempre YE, virgola, tau e len è XL. Chiuso, chiusa parentesi, punto e virgola, invio. Cosa? No, ho messo la T, allora metti la T. Ok, plotta y contro t contro y. Questa è come deve venire, no? Mm-hmm. Dobbiamo andare a 1. Adesso guarda una cosa. Se, scusa, la puoi rimpicciolire, che a me è tutto schermo, non riesco a poi gestire. No, va bene, allora lascia perdere. Chiudi st'immagine. Adesso vi faccio vedere che cosa succede. Facciamone varie con... Allora, no, oppure cambia tau. Tau mettilo molto, molto, molto piccolo, 001. Ok, rifile, ok, quello, no, 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 e devi rigirare la y, la devi ricalcolare, riplotta, sarebbe carino fare i confronti, vedi che viene più schiacciata, ok, adesso questa roba qua perché non funziona? Adesso, dato che Filippo si era tanto scusato, mo ci trova. Ma tutti quanti ci avete, vedo, salvo Francesco, tutti quanti ci avete dei tagli spider di capelli. Cioè, fatti molto... Devo farlo, il taglio spider. Tra poco ce l'avrò pure io. Allora, scusa, proviamolo al contrario. Proviamolo al contrario, vediamo se funziona anche al contrario. Adesso fai y, ecco questo, inverti ye e ys. Cioè, parti da... Sì, però anche parti da y... No, scusami, parti... No, 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 no. C lo facciamo sempre ye. Ok, vediamo. Sì. Vai. Plotta. Sì, funziona anche al contrario. Ok? Mm-hmm. Quindi, questo nel caso nostro, questo è un rallentando, perché il periodo è il periodo che, no? Mentre invece quell'altro è un accelerando. Va bene? Allora, adesso, mo, bisogna
confrontare le due cose per capire perché questa funziona, quella no. Ok? Che sempre là il problema. Ah, cosa? Cioè... No, sì, ma non vedo perché non deve funzionare. Riprendiamo il nostro... Allora, questa tempo fan... Va bene, ci confonde questa questione che... Che qua, il... No, ci confonde tutto sto... Scusa, no, mi fai vedere, confrontiamo, le puoi mettere una accanto all'altra, perché così... Qual era? Era... È questa, sì. Allora, dunque noi qua... La e qua facciamo meno C, meno tau. Ammazza, si possono mettere a confronto. Dunque, vediamo un po'. Perché noi la C gliela passiamo da fuori e noi la C la mettiamo là. Ok, meno C, meno tau. Sì, questa, ma infatti a me mi veniva meno C, meno tau. Quindi scrivi sì. Meno tau e quest'altro pure sotto, meno C meno tau. Poi la A faccio log bla 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 bla. La B non è che è 2 metri, forse è strano. Cosa? 2 metri magari. E 2 metri dove lo prendiamo? Glielo passiamo, però non glielo stiamo passando. No, non glielo stiamo passando. Qui, che cos'è step per numero di note? Ah, è il nostro step iniziale. Il nostro step iniziale è il tempo di partenza iniziale no, sai cosa? È che è inutile fare non facciamolo col numero di note facciamo quanto dura il processo per cui questo glielo passiamo da fuori il generate mettigli come invece del numero di note iniziale, mettigli dur. Cioè quanto dura questo processo. E adesso, while, no, invece di fare for n in range, fai un while, aperta parentesi, at minore di dur. Ma sempre in range? No, questo no, per no, lo no. Tolgo. Le, butta via tutto. Tanto arc at cresce sempre, ok. A posto di quell'affare là ci metti step di numero di note, ci metti dur. Ah. Nella calcolo del tempo. Nel calcolo del tempo, al posto del numero di note. Ok. Come va a finire la faccenda? Siamo alla dur di 30. Dunque, scusa un attimo, ma noi qua tempo fun non c'è bisogno di dividerlo per 60, perché questo non è metronomico. Io qua mi sto calcolando uno step di fatto. Non vi pare? Mm-hmm. Leva un po' quel 60 diviso. Ok, proviamo un po', vediamo un attimo come funziona qua. Che forse c'era 60 diviso numeri negativi, per questo arrivava a 1100. 1000.
un po'. No, questo c'è ancora dei, c'è ancora del, dunque, perché vstart è questo e vend è questo, e questo non può essere, non può essere, sì, cioè essendo un logaritmo non può essere negativo, lì fallisce a, alla riga 10, ed è negativo perché noi prendiamo il, quello e ci sottraiamo c, quindi quello viene per forza negativo, viene meno tau. Ma no, ma è giusto, scusa, vend deve essere tau. Perché end metro è quello, meno c, cioè end metro è c, meno c fa 0, quindi mi deve dare tau a me, vend. Da meno tau. No, meno tau non può essere perché è un, fa un logaritmo. Però io quello che non, lo, non capisco è perché invece funziona nella, nella cioè perché io nella, nella funzione di MATLAB ho messo che yend è uguale a c, cioè lo, quando la chiamo, quindi quello mi viene 0. Vedi che yend c lo metto proprio uguale a yend, eppure questo non mi va in negativo, perché torna un po', ma se provassimo proprio a fare una cosa brutta così. Sì, ma così viene meno tau, no? Sì. Siamo d'accordo? Allora, invece mi deve venire tau. Quindi devi fare vend uguale tau. No, non mi chiede... Il punto è che mi sto dicendo che Octave, quando il logaritmo è negativo, gli mette subito un numero immaginario e quindi se la cava così. Ma noi non ce la possiamo cavare così. Oh. E, dunque questo potrebbe abbiamo, la, essere... abbiamo messo 30 di durata, sì, mettici quello che ti pare, mettici anche un po' meno, non so, 10 vai, okay. Ok, vabbè, proviamo a vedere se funziona. Mettilo dentro un file. Ma posso fare C sound trattino W grande, com'era? Meno DV meno D meno DW grande O spazio accelerando 1.wav o come ti pare a te. Driver. Ritmo 0. Vediamo un po'. Non mi pare. Oh. Sono tutti gli spaziali uguali? Mi sa che... Ritmo zero. Non è una No, fallo, cioè, secondo me è più probabile che sia sbagliato.
sono tutti distanziati, no, sono tutti distanziati 508, dai, non fallo accelerando. Dunque, scusa, mi fai rivedere un attimo la, il Python. For- il return. Allora, dunque, scusa, non capisco una cosa, però li stampa i commenti, non li stampa. No, quando fai girare Python. Scusa, mi fai vedere il file generato da Python? Questo ritmo 1.1, cos'è? Ma li stampa tutti prima? Tutti i ritmi sono 5... No, non è vero. Scusa, quant'è, quanto vale il tau qua? Quando abbiamo fatto girare... Ah, no, no, aspetta, questo è lineare, altissimo. Sta cosa. Fallo bello schiacciato. Ok, riproviamo. Faccio girare normalmente. Sì. Faccio così. Sì. Sì, adesso si schiaccia verso il basso. Ok, adesso dovrebbe accelerare. Sì, quell'affare è il regolatore di accelerazione. Cioè... sempre molto qua il problema è che arriva subito al tempo, no? Allora facciamo una cosa intermedia, però facciamo una tempo difference più alta, facciamo vai a 300 di metronomo. E poi levaci uno zero al tau, perché qua lui passa subito a 300, capito? Ok, vabbè, insomma, comunque adesso sta funzionando. Non sono proprio sicuro che le ultime note siano... No, ma... Sì, però allora schiaccia di più. Boh, no, se no va bene. No, prova così.
ci arriva su. Ok, sì, in linea di principio questi dovrebbero essere più musicali che la crescita lineare. Alla fine droppa? Che vuol dire droppa? No, scusatemi, non capisco le battute. No, a me sta presente la... Non lo so, qualsiasi mi viene da dire... qualsiasi genere mainstream l'ascoltatore ma tu che dici dubstep che cos'è? Ma per esempio quello non fa quello, non sta facendo un accelerando, quello fa un raddoppio metrico. Sì no? è vero sì è vero, non sta neanche accelerando, sono anche sì, ci sono varie cose. Però è vero, molto spesso è un raddoppio metrico in realtà. Ma questo qua sì. era fatto proprio per fare questa cosa qui? O, diciamo, è più un esercizio per poi fare anche altri tipi di accelerando? Ma lo posso questo... Cosa? Sì, intendo questo. L'avevamo fatto anche per quanto riguardava l'alternanza, si ricorda? Aspetta un attimo, Francesco, che stai facendo? Niente. Ecco, sta buono con le mani, me lo metti nella chat questo. E anche metti tutta la roba nella chat, tutto quello che abbiamo fatto. Vai. Sì, anche quella, anche la funzione Octave di Filippo, scusami. No, mi sono ricordato di quando abbiamo fatto l'esercizio pure sulle transizioni che dovevano avvenire in maniera esponenziale, che una iniziava a durare esponenzialmente di più e... Sì, va bene, certo, può essere usato per questa è una funzione generica, quindi può essere usato per fare qualsiasi cosa. Questo si potrebbe usare, adesso qua ci siamo fissati con questa cosa del tempo e quindi abbiamo messo la divisione metronomica, però in realtà la possiamo... Mandi cioè, pure con... Cosa? Sì. Mandi pure con... Questa è una funzione che possiamo generalizzare, voglio dire, non è... Adesso, la questione è che... Dunque, noi stiamo lavorando adesso sulla segmentazione dello spazio e di tutti gli spazi parametrici che abbiamo per fare, no? Perché una cosa abbiamo visto che sono diventati, non sono più come nella musica tradizionale, diciamo, degli spazi segmentati, ma sono diventati degli spazi continui. Però spazi continui non vuol dire che li dobbiamo per forza avere continui. Li possiamo avere anche continui, ma li possiamo anche segmentare. Allora, l'altra volta avevo dato un esercizio sulla segmentazione dello spazio frequenziale, no? Esercizio che peraltro nessuno di voi ha fatto, mi pare di capire. No, cioè, no, l'esercizio era sulla divisione dei tempi, cioè degli attacchi. La divisione delle frequenze l'avevamo già fatta in classe. Ma ne avevamo fatta una banalissima, cioè la divisione delle frequenze è una delle cose più ricche di conseguenze musicali che può avere, cioè dovete pensarci un po', cioè io quello che aspetta che adesso facciamo un attimo il punto della situazione. No, perché ragazzi, se volete
Allora, facciamo un ragionamento. Se volete fare l'esame il 27 luglio, ok, direi che da questo momento in poi, cioè dalla prossima lezione, lavoriamo su un qualcosa che voi portate all'esame, perché l'esame consiste sostanzialmente nel discutere la cosa che voi portate all'esame. Allora, Filippo, ho detto anche a loro, la cosa più importante che c'è è che mi fate un frammento da un minuto, quello che vi pare, non tanto grande, non una cosa molto estesa, però la cosa più importante ai fini dell'esame e in generale ai fini di qualsiasi esercizio fate è che tenete o un diario di bordo mentre elaborate il brano, oppure comunque presentate un'analisi scritta di quello che avete fatto. Cioè, quello che serve è un'analisi scritta. Allora, preciso questa cosa, deve essere un'analisi, non... cioè, a me, appunto, Giulio mi ha detto, ma perché dobbiamo giustificare tutto? Non è questione di giustificare, è di analizzare quello che fate. È importante farlo per iscritto, perché questo vi costringe a rendere non soltanto intuitivi le vostre azioni, a renderle controllate, ok? Il problema qual è? È che non è che sono contro l'intuizione, ma se l'intuizione non analizzata è inutile dal punto di vista didattico, non serve a niente, non ci porta da nessuna parte, mentre invece se vi autoanalizzate, analizzate ciò che fate, cominciate a ragionare su perché fate certe cose piuttosto che altre, ok? Allora, io propongo la seguente cosa. Per esempio, Giulia ha fatto un buon esercizio riprendendo un quadro, cioè usando come pretesto un quadro. Non è il solo pretesto che... cioè, l'informazione grafica non è il solo pretesto che potreste avere. Potreste avere un pretesto narrativo, ve prego de no, ma potreste avercelo. Potreste avere un pretesto astratto, anche un pretesto speculativo. Voglio vedere che succede se faccio questo. Ok? Questo è un pretesto di tipo speculativo. Cioè, fare uno studio su, che ne so, usare tanti metri contemporaneamente, ok? E come funzionano? Prego. No, mi sono detto io vorrei che Coso mi mettesse le... prima che si mette a cambiare tutto e che mi sfascia quello che avevamo... No, sta facendo sul mio. Dopo tre ore di dolori. Sì, hai messo le cose sulla chat, benissimo, ok. Ho messo tutto. Allora, ho capito. L'interesse è quello didattico, se uno non riesce a giustificare da un punto di vista... Non giustificare, analizzare. Giustificare significa che serve una giustificazione. Voi fate delle azioni completamente arbitrarie, non serve nessuna giustificazione. Serve che mi dite qual è la logica con cui l'avete fatto. Sì, no, ho capito. La cosa che volevo dire io è che... ma questa è una cosa proprio personale, e cioè non c'entra niente. Non sono sicurissimo che io per questo appello di luglio poi alla fine ci riesca a fare tutto quanto, ma proprio verso la posizione di cose, quindi volevo chiedere se l'altro appello ci sarebbe a settembre o ottobre in caso. Sarà a settembre-ottobre, certo. Perfetto. Adesso non so esattamente quando, ma certo che lo facciamo un appello a settembre-ottobre. Ragazzi, aspetta, fermo la registrazione.